che Navarro e Bormante, in questo momento sono in terza posizione con 81 e 69. E adesso andiamo a vedere la coppia cinese Yao Yang Yu e Chen Wang. Vi ricordo che questo original è impostato sulle musiche folk che all'Olimpiade e anche all'Europeo di Tallinn fecero abbastanza discutere a causa di un eccessivo travestimento da parte della coppia russa Domnina Shabalin. Adesso vedremo però, rispettosi del proprio paese e delle proprie origini, Yu e Wang. Partiamo subito con una sequenza di passi in diagonale. Queste sequenze sono composte da vari giri che nomi tecnici sono vend, contravend, contro tre, ciotto, i mochi, twizzle. C'è un settore che deve essere fatto su un piede contenendo quattro di questi elementi che non devono essere ripetuti se non vogliono, però di solito vengono ripetuti. Nel caso uno sbagliasse, uno ha sempre uno di riserva. Hanno effettuato un cambio di piedi in mezzo che non è obbligatorio, si può fare anche con un cambio filo restando sullo stesso piede, che diminuisce la richiesta di elementi in più con le gambe e le braccia. Mi è previsto anche il sollevamento in curva. Adesso partiranno per l'ultimo elemento richiesto, che è la sequenza di passi midline, dove non c'è contatto tra i due atleti. Sempre effettuando i passi richiesti anche nelle altre sequenze di passi, vendi, contravendi, contro tre, twizzle, che hanno appena fatto adesso, movimenti extra con le braccia, con le gambe, tutto per fare coreografia. Terminano Yu e Wang con questa danza folk cinese. Dobbiamo dire che sono poche le coppie che si discostano dalle proprie origini, dalla propria tradizione, e cercano sempre di mantenere. Lo vedremo soprattutto con Federica Faiele, Massimo Scali, Anna Cappellini, Luca Lanotte, che hanno elaborato uno studio particolare per i loro programmi originali, rispettando in pieno la tradizione italiana. E poi ci sarà anche un bellissimo uso da parte di Federica delle castagnole, che non sono proprio come le nacchere, Michael, sono degli strumenti idiofoni ma non hanno la stessa caratteristica. Certo, da un paio d'anni da queste parti si può utilizzare questi props, diciamo, nella danza originale, proprio per cercare con le musiche folk di completare, diciamo, di completare quello che è la danza. Come dicevi prima, che cerco di usare la musica delle proprie origini, questa è richiesta anche dalla Federazione Internazionale. Andiamo allora a vedere il punteggio della coppia cinese. Ricordo che al comando i russi Bobrova e Soloviev con 87-47. Cinesi che vantano un original di 45-90. Devo dire che la scuola cinese sta facendo degli ottimi miglioramenti ultimamente. Hanno una scuola molto forte e hanno anche un bacino d'utenza notevole da
da poter scegliere gli atleti migliori. Intanto riescono a stabilire il miglior stagionale, anche se non è il loro personale, che abbiamo detto è di 45,90, ma con 44,59 totalizzano 73,01 e vanno in ottava posizione. Coppia che deve fare esperienza, adesso vedremo tra poco sul ghiaccio gli austriaci Gill e Maciuk. Ne approfitto però subito, Michael, per domandarti come mai i cinesi hanno questa grande forza, grazie anche a Yao Bin nella storia delle coppie.